Nelson. Renato Cerioli, il presidente di Confindustria e padrone di casa questa sera con Corrado Passera. La soddisfatta di più di Monti, di meno di Monti, cosa ne pensa di queste risposte abbastanza complete, insomma? No, assolutamente, non sono paragonabili, abbiamo avuto un incontro profondamente diverso. Ecco, oggi c'è stato un incontro sul tema proprio dello sviluppo, della crescita col mondo delle imprese, lui è rimasto molto molto disponibile, ha ricevuto tutti i nostri spunti di riflessione, ha dato chiaramente le sue risposte, siamo in un momento sicuramente di difficoltà. Il ministro è molto fiducioso ed è importante perché, avendo avuto lui un anno di tempo per riuscire anche a tastare con mano quelle che sono le criticità del paese, lui ritiene che con una legislatura di 5 anni in cui vengano portati avanti dei disegni di cambiamento questi possano essere realizzati. Sicuramente questo è un passaggio di fiducia di cui le imprese hanno bisogno, perché forse se guardano il passato questa fiducia ce l'hanno meno, riescono a vederla con meno chiarezza. Sì, ma lui si è tirato fuori dai giochi politici, quindi questa legislatura di 5 anni chi potrà assicurarla per voi, o chi voi auspicate che possa assicurarla? Questo lo decideranno gli elettori. Diciamo, io non credo che poi il ministro Passera sparirà dai nostri orizzonti. Abbiamo qui il presidente dell'Unione Commercianti, Giuseppe Meregali, nonché vicepresidente della Camera di Commercio di Monza e Brianza. Cosa si aspetta da questo incontro con il ministro Passera? Ma mi aspetto che il ministro o ex ministro ormai chiarisca soprattutto quello che non ha fatto, ad esempio le liberalizzazioni, perché noi speravamo molto in un assieme di ministri con pensiero liberale. I pensieri forse li hanno avuti, ma le prove non sono state quelle, e quindi la liberalizzazione nostra di tutti noi cittadini è ancora al di là da venire, e soprattutto il passato non semina. Quello che vorrei chiedere al ministro domani cosa farà, visto che non si è messo nell'agone politico-partitico e ne è rimasto fuori, ma non credo che sia un uomo che resterà fuori da un qualcosa di attivo. Per scaldare l'atmosfera, se parla a Monti, ci vuole dei gran fuochi, perché sarà sicuramente un grandissimo uomo, ma non sa trasmettere. E una cosa che devo dargli atto invece, che nel parlare ho trovato un politico tra tutti gli ultimi sentiti che ha detto cosa vuol fare domani. Sì, ha fatto tutta dello ieri, di cosa non è stato, non ha potuto fare, cosa che è stato costretto a non fare, ma almeno ha parlato del domani, cosa che tutti i politici hanno parlato dello ieri, degli errori, delle lotte intestine, di tutto, ma non hanno parlato di cosa vogliono fare. Noi vogliamo sapere cosa si vuol fare domani. E ieri Monti in parte ci ha soddisfatto là. Quindi, diciamo, la vostra categoria è orientata su Scelta Civica? No, le scelte politiche partitiche ognuno è libero di farsele. Noi siamo per una scelta liberale. Monti è sempre stato un uomo liberale, ma anche ieri nel suo programma ha detto grazie del futuro, però non è stato liberale. Il condizionamento partitico, visto che lui ne ha fondato praticamente uno, li ha tutti, anche lui come tutti gli altri, quindi è il vecchio che avanza e non il nuovo. Quanto è possibile in percentuale un suo riconvolgimento tecnico in un futuro governo? Domanda di riserva? No! Allora niente. Il rischio è quello che sta avvenendo di una profonda degenerazione degli assi portanti della nostra società. Io faccio riferimento adesso a degli assi importanti anche di un territorio come il nostro, ma il tema della famiglia, l'impresa familiare veniva ricordata prima, una forza straordinaria, però adesso alla famiglia si associa il familismo. Il tema dell'individuo, una forza straordinaria della comunità, ma però adesso si parla di individualismo, tra l'altro il richiamo anche del Papa Benedetto XVI in Caritas in Veritate sul ruolo del bene pubblico, della collettività, della forza, dell'agire insieme, è stato secondo me un richiamo veramente molto importante. Si parla di mercato, ma poi viene fuori il mercatismo,
si parla di democrazia, noi siamo uno dei paesi che ha la più affluenza anche durante il momento delle elezioni, ma si va verso la demagogia, la piccola impresa diventa il nanismo imprenditoriale. Ecco, io credo che alle imprese servano riforme, fiducia, fiducia nelle imprese e punti di riferimento con cui ci si possa continuare a confrontare. Ho visto che non era necessariamente vero o indispensabile farlo. Era un'azienda che comunque nel tempo si era conquistato delle posizioni di leadership in giro per il mondo. Stiamo parlando di un'azienda da 3-4 miliardi di fatturato in un settore super competitivo. Stiamo parlando di un'azienda in tante parti d'Italia, con tantissima competenza interna, ma soprattutto con una filiera legata clamorosa, cioè di una nave, l'80% sono forniture di tutto ciò che poi nella nave va dentro. Quindi mi sembrava quasi un reato buttare la spugna e dire lasciamo perdere anche con una delle ultime nostre grandi aziende. Allora, con il management abbiamo preso il piano che chiaramente non andava bene, era non sufficiente, non sufficiente anche, sufficientemente neanche ambizioso. L'abbiamo ripreso in mano, abbiamo cercato di trovare destinazioni per tutte le operazioni che l'azienda ha in giro per l'Italia, naturalmente mettendo come condizione che tutti gli 8 cantieri arrivassero a efficienza e quindi grande accordo dopo grande, diciamo, dibattito con il sindacato. Ieri si è completato l'ultimo, ci è voluto un anno, l'ultimo accordo di ristrutturazione, di efficientamento, questo di Castellammare di Stabia. Si sono fatti questi interventi, sono fatti degli investimenti, l'azienda ha ripreso fiducia, l'azienda ha ricominciato a prendere ordini, addirittura negli ultimi mesi siamo riusciti ad andare a comprarci un'azienda che era in mano di coreani per portare un ulteriore settore di attività, quello delle navi di appoggio alle piattaforme petrolifere, e stiamo parlando a questo punto di nuovo di una Fincantieri in crescita, in utile, in cash flow positivo, in conquista di quote di mercato, e anche se è un'azienda pubblica, perché poi la proprietà pubblica o privata non è che deve essere un limite, ovviamente non è facilitante essere pubblico, ma in certi casi, l'ho vissuto anche ai tempi delle Poste, ha i suoi vantaggi perché si può guardare più a lungo termine. Ma non vi voglio annoiare, con troppi dettagli, anche se, vi ripeto, è l'ennesima dimostrazione che se si entra con spirito come il vostro, con spirito imprenditoriale, con spirito di buona fede, con spirito del mettiamocela tutta, ecco, ci sono tante cose che in Italia si possono recuperare. E oggi è stata la celebrazione di una che sembrava veramente, veramente impossibile. Aspettative, giustamente devono essere scettiche, devono essere caute, però... Insomma, un anno e mezzo fa, quando ci chiedevamo che aspettative avevamo per le nostre aziende o per l'Italia nel suo complesso, si dava per scontato che l'anno successivo sarebbe stato molto peggiore dell'anno che stava completandosi, cioè che il 2012 sarebbe stato peggiore del 2011. Ieri Mio Martini mi ha dato l'ultima indagine che è stata fatta presso gli associati di Assolombarda. Beh, il 65% dicono che si aspettano entro un anno, una situazione o molto migliorata o un po' migliorata, comunque migliorata. Ecco, questo non vuol dire niente, non è che questa sia la riprova che il problema è passato, però cominciamo a dirci che i sacrifici tanti che sono stati fatti e aggiunti in questi 4 anni e in quest'ultimo anno oggi ci permettono di dire per la prima volta negli ultimi anni che l'anno che ci aspettiamo è meglio dell'anno che è finito.